successo? Avete un po' ricostruito l'episodio? Beh, la ricostruzione certamente non è la nostra funzione, cioè la polizia se ne sta occupando, anche perché ovviamente diciamo, le informazioni che posso dire io sono abbastanza limitate. Abbiamo i nomi delle persone coinvolte, voi li sapete già, insomma, d'altra parte è un episodio, come devo dire, delinquenziale, quindi la scuola, come dire, ne è stato il teatro involontario. Questo non perché debba fare una difesa d'ufficio, ma alla fine cioè, non sono, sono, cioè, sono cose che succedono fuori e purtroppo, cosa che certamente non ci aspettavamo, sono successe all'interno. Forse è ancora difficile per voi capire cosa fare, però come si procederà nei confronti dell'aggressore? Questo, come dicevo prima, il problema è di natura giudiziaria, è un episodio delinquenziale. Cioè non Ma la stiamo. scuola prenderà una posizione? Vabbè, ci mancherebbe, cioè non c'è bisogno che lo prenda la scuola, lo prende la società, penso, in situazioni di queste. Cioè non è un fatto scolastico, come dire, è un fatto, diciamola tutta, è un crimine. Non Quindi. è registrato episodio di bullismo? Ma io a questo punto vorrei separare i due concetti. Una cosa è il bullismo e una cosa sono fatti di questo tipo, evidentemente. Il bullismo può avere una sua fase di rieducazione che può essere data alla scuola. Un fatto delinquenziale di questo tipo mi sembra che pensare che la scuola possa avere la capacità di rieducare una persona di queste significa allora chiudiamo le carceri. Mi sembra che nessuno possa dire una cosa del genere, Però su questo ragazzino magari avevate già qualche preoccupazione più vivace rispetto agli altri, avevate qualche informazione in più? no? È facile dirlo dopo, cioè personalmente non ne avevo, quindi evidentemente non era segnalato come un caso particolarmente spinoso. Dopo è facile trovare diciamo, i precedenti. Diciamo che nella mia esperienza, quando ci sono comportamenti di questo tipo, si ha a che fare con ragazzi che poi a livello scolastico non lo mostrano, perché siamo a un livello un po' più alto, molto più alto di quello che è il concetto di bullismo, secondo me, almeno per quel poco che mi sembra di capire. Anche perché questo ragazzo è arrivato a scuola con un coltello armato. Questo era proprio quello che volevo dire, insomma, non siamo di fronte, se si fossero picchiati, diciamo, a mani nude, è un concetto completamente diverso, insomma.